presidente ieri forse insomma ha un po' confuso il peso politico col peso fisico. Voleva dire il sindaco è dimagrito, quindi pesa meno. Il peso nostro si vede da questa agibilità. Il presidente aveva più volte detto che voleva andare a Caserta. Io gli dissi una volta: guarda, che fin quando sarò sindaco di Napoli, Napoli non giocherà mai fuori, che tu ne possa pensare. Infatti il Napoli gioca qua. E abbiamo avuto i complimenti della UEFA. Adesso la sfida è il nuovo stadio. Io sono pronto a sfidare chiunque sul nuovo stadio. Io sono una persona seria, se dico che lo stadio si deve fare, si farà. Adesso vediamo chi ha i soldi se li caccia. Basta vedere gli altri stati. Noi dobbiamo seguire quello che accade dall'altra parte. La cornice giuridica si trova. Il problema dello stadio non è la formulazione giuridica. In altre parti hanno fatto 99 anni, che significa sostanzialmente una vendita. Io l'ho detto più volte. La cornice giuridica è importante, ma è un dettaglio. Importante è farlo secondo il rispetto delle leggi, le norme, che noi non dobbiamo violare. Il Presidente sa perfettamente che anche per realizzare uno stadio bisogna rispettare le leggi, no? Come hanno fatto anche in altre parti. Il problema qua è molto più semplice e complesso allo stesso tempo, sono i quattrini. Come per comprare un giocatore o vendere un giocatore, anche per lo stadio ci vogliono i quattrini. Avevamo fatto un cronoprogramma, prima l'agibilità, che non era una cosa scontata. Io vorrei ricordare a voi giornalisti e quindi ai cittadini napoletani, questa agibilità è stata una cosa seria, è stato un lavoro duro, un lavoro faticoso, che non è solo a garanzie del Napoli che deve giocare a Napoli, ma anche a garanzie delle persone che vanno allo stadio. Perché poi noi insomma, preferiamo insomma, fare le cose in modo molto serio e molto rigoroso. E abbiamo lavorato bene. Adesso c'è un'altra cosa che bisogna risolvere molto rapidamente, lo sa il Presidente, è la transazione. Perché noi in genere, voi sapete, abbiamo parlato in questi mesi, in questi anni, che il Comune è sempre debitore. Col Presidente, caso della vita voglia, siamo creditori. E quindi questa è un'altra cosa che bisogna risolvere. Poi c'è la convenzione e c'è lo stadio. Io lo stadio lo voglio fare perché era nel programma della campagna elettorale. Siamo venuti incontro al presidente De Laurentiis perché, come voi ricordate, altri avevano presentato una proposta, al di là se si poteva fare o non poteva fare là. Questa proposta ha avuto un'avversione forte del presidente, che io ovviamente non censuro, rispetto. Il presidente ha rappresentato il gradimento affinché si rifaccia lo stadio là dov'è. E quindi io, pur potendola pensare al diversamento, allo stesso modo, ho ritenuto giusto che si desse, come dire, priorità alla preferenza del Presidente. Adesso siamo in un'altra fase, lo voglio dire per l'ultima volta, la fase dei quattrini. La fase dei quattrini. Dei soldi, cioè chi ci mette i soldi? Perché questo non è un tema secondario. Io non è che mi accontento di fare la pittatina, il bagno chimico, Rifare lo stadio cioè si significa deve anche metterci i rifare soldi. quello. Si farà una procedura di evidenza pubblica, perché insomma noi le regole dobbiamo rispettare. Se siamo in un paese dove le leggi vanno rispettate, io sono un sindaco che rispetta le leggi, sono un ex magistrato, il presidente deve abituarsi a pensare che le leggi vanno rispettate e io sono convinto che lo stadio si farà se effettivamente ci saranno le risorse. Siccome io non ho motivo di dubitare, e non, infatti se ci fate caso io non ritorno mai sull'argomento, voi mi chiamate a rispondere sempre quando ci torna lui, io non ho cambiato idea. Se nemmeno lui ha cambiato idea, e io non ho motivo di dubitare che lui non ha cambiato idea, cioè quando disse i soldi ci sono, sediamoci attorno a un tavolo. Il 31 luglio, per me ci possiamo sedere anche stasera. Oggi è 16 luglio, il 31 luglio, il 3 agosto, il 15 agosto, il 4. Io non vado a Los Angeles o in altre parti, io sto a Napoli, faccio il sindaco di Napoli. Voglio fare lo stadio, quando vuole, abbiamo superato l'agibilità, mettiamoci, chiudiamo la transazione, il Comune di Napoli incassa i soldi che deve avere. Perché li deve avere, ci mettiamo a fare convenzione, stadio nuovo, si fa la procedura di vendita pubblica, ci potrebbero stare anche altri imprenditori che vogliono investire, perché voglio dire, se ci sono altri che dicono vogliamo mettere 100 milioni per fare lo stadio San Paolo, come piace al Presidente, si fanno le procedure di evidenza pubblica, perché non c'è la legge Einaudi, ogni tanto il Presidente dimentica questo fatto, lui dice c'è la legge, ma lo sa se è legge, cioè non c'è la legge, si fanno degli accordi come è stato fatto a Udine, come è stato fatto a Milano, come è stato fatto a Torino e come si farà a Napoli. Perché sia io che il Presidente vogliamo lo stadio nuovo, veramente.